Buonasera amici e ben ritrovati dallo stadio San Nicola di Bari. Io sono Guido Da Carra e quest'oggi vi racconterò attraverso le mie immagini la 16ª giornata di Serie C, Girone C fra Bari e Teramo. Bari reduce dalle due trasferte consecutive di Pagani e prima ancora Biceglie. Risultati: Biceglie Bari 0-3, Paganese Bari 0-1. Diamo uno sguardo prima alla classifica e poi alle formazioni. Bari a quota 29 punti, è quinto in classifica, mentre il Teramo è a quota 22 punti ed è settimo in classifica. Andiamo a vedere adesso la formazione dei biancorossi. Tra i pali ci sarà Frattali, in difesa Berra, Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo Amlini, Bianco e Schiavone. In attacco Terrani, Antenucci e Simeri. Modulo di partenza 4-3-1-2, allenatore mister Vincenzo Vivarini. Il direttore di gara è il signor Edward Sciucco della sezione di Albano Laziale. Quello che state vedendo è un San Nicola dal nuovo look, possiamo dire, perché infatti sono stati tolti tutti i teloni della curva nord, tribuna est e curva sud. Gli unici superstiti, possiamo dire, sono quelli della tribuna ovest. Oggi inoltre è una giornata dal forte maltempo, quindi vedremo come andrà la partita. Pioggia incessante allo stadio San Nicola. È iniziata Bari-Teramo.
sai. Sempre schiavo nella battuta. Yeah!
smesso di piovere, quindi si può giocare anche meglio. Ferrari, palla al piede, la passa a Simeri. Amlini, niente. Amlini non è riuscito a calciare il pallone. Il numero 8 Amlini con il numero 20 Fodoruccio. E il numero 27 Terrani con il numero 29 Scavone. Schiacciato dal termo, bisogna alzare un po' il baricentro, centrocampo leggermente assente, anche l'attacco è stanco, però è almeno questo è normale.
13, Corsinelli. Adesso siamo a 10 punti, a 10 punti dalla regina, 10 punti dalla regina, ma un Bari che nel secondo tempo non ha praticamente creato nulla di significativo, e questi sono i risultati, schiacciati dal Teramo in casa quando siamo in corsa per raggiungere la regina. Siamo a 10 punti dalla prima classifica, ovvero la regina è... Niente, ci facciamo schiacciare in casa da terra. Promuove lo sviluppo di famiglie, imprese e territori. È questa la realtà. Solida, concreta, accompagna chi giorno dopo giorno crede che un futuro migliore sia possibile. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere il video e se volete anche iscrivervi al canale. Per continuare ancora a credere. Alla prossima. E garantire